Un Pescara comprensibilmente appesantito dai carichi di lavoro si aggiudica il triangolare di Pineto con la locale formazione di Fano. Due squadre e due società con cui è in atto una partnership molto forte. Recente quella col Fano, squadra di Serie C allenata da Massimo Epifani e con una decina di giocatori in organico girati in prestito dal Delfino. Collaborazione che va avanti già da un po' con un Pineto che vuole essere protagonista anche nella prossima stagione in Serie D. Fari puntati però sui biancazzurri, ovviamente poco brillanti dopo tre settimane intense di lavoro nel sabato nel quale hanno lasciato il ritiro di Palena. Assente Lisalde, con Antonucci tenuto a riposo precauzionale per un piccolo problema muscolare. Pillon ha schierato nella prima gara col Fano una squadra che somiglia dalla cintola in giù a quella titolare, con Zampano, Gravion, Scognamiglio e Del Grosso davanti a Fiorillo e con Memusciai, Brugman e Mancini in mediana. In avanti Mancuso e Marras ai fianchi di Cocco. Il Pescara ha tenuto il pallino del gioco ma si è reso pericoloso solo a metà tempo con Memusciai, la punizione di Brugman e quindi Cocco. Il Fano ha tenuto a botta, denotando anche una buona duttilità tattica. È passato in corsa dal 4-3-3 al 3-5-2. Ha anche sfiorato il gol con uno dei tanti prestiti biancazzurri, il baby argentino Cernaz. Dopo lo 0-0 del 45esimo sono stati necessari 7 tiri dal dischetto per dare al Pescara la vittoria 5-4. Nella fase a oltranza, errore di Celli e chiusura affidata al sinistro di Marras. Nella seconda partita Pillon ha cambiato 10 undicesimi facendo staffetta a Memusciai Macin, ha riportato nel ruolo di esterno basso Ventola ed ha riproposto Bunino esterno d'attacco con Forte e Monachello. Proprio Gaetano Monachello ha risolto la partita con un gran gol al sesto minuto, sinistro a giro, potente e preciso, imprendibile per l'estremo pinetese Fargione. Dopo un paio di minuti il Pescara ha avuto anche il pallone del 2-0, ma Proietti ha sciupato in maniera grossolana l'invito di Bunino. Per il resto la gara ha ricalcato l'andamento del primo confronto, col Pescara a menare le danze ma senza fare troppo male. Il Pineto di Daniele Maulo ha fatto bene la sua parte, ha messo in vetrina alcuni nuovi come Pedalino, Villanova, i due prestiti dal Pescara, Russo e Fortunato, e anzi al 35esimo ha avuto anche l'opportunità del pareggio con il colpo di testa di Farias. Nel finale ancora Monachello protagonista, ma il palo gli ha negato la doppietta. 1-0 il finale. Per la cronaca il terzo match tra Pineto e Fano si è chiuso senza gol, 0-0. Ora piccolo rompete le righe disposto da Pillon. La squadra si ritroverà martedì al Poggio, giovedì testa al Petruzzi di Città Sant'Angelo contro l'Angolana e domenica il debutto ufficiale in Coppa all'Adriatico Cornatia.